Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Benedetta Pisano e tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi giovedì 4 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda la memoria di Santa Angela da Foligno, terziaria francescana. È record di passeggeri per Abruzzo Airport. Il 2023 ha visto transitare per lo scalo abruzzese 872.701 viaggiatori. L'aumento rispetto al 2022, che con 715.690 persone già aveva portato un primo record all'aeroporto abruzzese, del 21.9%. Il mese boom è stato luglio, durante il quale hanno scelto di volare da e per Abruzzo Airport 102.099 persone, il numero più alto mai registrato dallo scalo. Ha sfiorato di poco i 100.000 passeggeri invece il mese di agosto, che si è concluso con 99.856 transiti. L'incremento in termini di percentuale maggiore però è stato all'inizio dell'anno, con gennaio che ha visto una crescita di passeggeri del 113,75% e febbraio, dove la crescita è stata invece del 60,44%. Una crescita dunque cominciata con la Summer 2022 e rafforzatasi con la stagione invernale del 2023 e decollando definitivamente con la stagione estiva 2023, che ha contato su 17 destinazioni. La conclusione dell'anno invece ha visto la tendenza opposta, con i mesi di novembre e dicembre, che con 6 collegamenti hanno registrato un decremento dei passeggeri rispetto al 2022, che si è attestato attorno al meno 7,3%. I dati sono stati presentati ieri mattina dal presidente di Saga, Vittorio Catone, alla presenza anche del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Ascoltiamolo. Abbiamo migliorato i numeri di oltre 150.000 presenze, vi posso assicurare che non è una cosa scontata, non è una cosa banale, perché è frutto di lavoro di squadra, è frutto di mettere i tasselli ognuno al posto giusto, è frutto di programmazione e, permettetemi di dire, anche frutto di una programmazione a medio raggio, perché se tutto va per il verso giusto, una programmazione di medio termine che dovrebbe durare almeno un quinquennio, quindi ci vede molto fiduciosi, soprattutto nei prossimi anni, e questo trend di crescita potrebbe addirittura ancora migliorare. Abbiamo davanti a noi ulteriori ambiziosi traguardi da raggiungere. Quando ci siamo insediati come CDA, la regione capitanata da Marco Marsilio ci aveva dato due obiettivi principali, credo anche molto ambiziosi, che sono quello dell'allungamento della pista e il milione di passeggeri. Io, a distanza di 2 anni e mezzo, mi sento di dire sempre, salvo catastrofi, che tra un anno, molto probabilmente, se l'infrastruttura e la società continuano a lavorare in questa direzione, fra un anno avremo la pista allungata e il milione di passeggeri raggiunto e magari anche superato. Uno statuto non potrà mai superare la legittimità e validità di una legge regionale. Tradotto, se è stata adottata una legge regionale che stabilisce in Pescara il nome della futura città che nascerà dalla fusione del capoluogo adriatico con Montesilvano e Spoltore, non c'è diatriba che tenga, né occorre scomodare addirittura il diritto costituzionale. Piuttosto, l'invito che oggi la Regione Abruzzo rivolge agli amministratori coinvolti in quella che sarà una rivoluzione epocale, un processo unico nella storia della nostra Repubblica, e di accompagnare amministrativamente il lavoro straordinario che gli uffici stanno già portando avanti con l'accorpamento dei primi servizi, una procedura che richiede attenzione e che la politica deve seguire. Lo ha ancora ribadito il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ribadendo quindi il nome della futura città di Pescara. Il nome di Pescara resta ed è immodificabile, ha ancora sottolineato, e continuiamo a esprimere meraviglia nei confronti di quegli amministratori che si stanno avviluppando in una questione di lana caprina, aprendo un dibattito di campanile che nulla aggiunge alla qualità del processo amministrativo ormai aperto. Il nome di Pescara è stato approvato in aula all'Aquila nella nuova legge con cui abbiamo modificato il testo normativo originario del 2018, fissando poi gli step progressivi del processo di unificazione slittato al 2027 e appunto stabilendo il nome della città, sopprimendo
usando l'aggettivazione nuova. Infine, torna ancora a sottolineare Sospiri, Pescara è una denominazione sicuramente semplificativa che nulla toglie al rispetto che comunque verrà garantito a tutti i territori protagonisti della fusione. Nella giornata del 5 gennaio, appunto domani venerdì 5 gennaio 2024, si terrà un Open Day dedicato alle vaccinazioni anti-influenzale e anti-Covid-19. L'iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo è rivolta a coloro che intendono proteggersi dall'influenza stagionale e o dal Covid accedendo presso gli ambulatori vaccinali della ASL di Pescara senza necessità di prenotazione. Gli ambulatori vaccinali attivi saranno i seguenti: Pescara dalle ore 9 alle ore 18, Montesilvano dalle ore 9 alle ore 18, Penne dalle ore 9 alle ore 16 e Scafa dalle ore 9 alle ore 16. Il vaccino anti-Covid è disponibile e il vaccino anti-Covid disponibile è il Comirnaty Omicron di Pfizer e al fine di massimizzare la protezione per la stagione autunno-inverno, la somministrazione è raccomandata a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino ricevuta o dall'ultima infezione, quindi la data del test diagnostico positivo, a prescindere poi dal numero di interventi pregressi. Tutti gli approfondimenti su questa notizia saranno oggetto del nostro spazio di approfondimento, servizi e interviste che andrà in onda questo pomeriggio alle 18.13. Disco verde per i fondi destinati ai comuni e alle unioni di comuni per il trasporto degli studenti con disabilità che frequentano le scuole medie e superiori. Lo ha reso noto l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale dopo che sono entrate nella disponibilità del Dipartimento Lavoro Sociale le risorse fissate in bilancio. Per questa voce, specifica l'assessore Quaresimale, la Regione ha a disposizione la somma di 2.454.000 euro. Si tratta di risorse finanziarie che abbiamo ripartito tra comuni e unioni di comuni per il pagamento del trasporto degli alunni disabili. Un impegno importante, ha rimarcato Quaresimale, che va incontro alle richieste delle amministrazioni locali. La ripartizione dei 2,45 milioni di euro interessa per l'1,9 milioni di euro i comuni e per circa 500.000 euro le unioni di comuni. È fondamentale, aggiunge Quaresimale, mettere queste risorse, grazie al lavoro degli uffici regionali, nella disponibilità immediata dei comuni. Questo significa non solo andare incontro alla domanda che arriva dalle famiglie degli studenti disabili, conclude l'assessore, rispettando al tempo stesso l'impegno della frequenza scolastica, che è motivo di crescita sociale e culturale delle comunità. E siamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull'Alto Sangro e nell'Aquilano, specie a ridosso dei rilievi, in miglioramento nel corso della giornata. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul versante adriatico, dove tuttavia continueranno a soffiare venti dai quadranti occidentali, ma in graduale attenuazione entro il pomeriggio sera. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto a partire dalla mattinata di venerdì, ad iniziare dalle zone interne e montuose in estensione verso le restanti zone nel corso della giornata. Temperature stazionarie al mattino con valori ancora al di sopra delle medie stagionali, specie sul versante adriatico. Venti moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone montuose e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico in attenuazione nel pomeriggio sera. Mare generalmente mosso. E con i dati di Abruzzo Meteo noi ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.